In quel tempo Gesù disse ai giudei: «Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni, ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi, solo per un momento, avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti, non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credeste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Io non so chi ha frequentato questa scuola. Guglielmo Howard Tell, Guglielmo Jenny Bryan, Guglielmo Tell, chiunque sia. Il loro spirito è morto e se ce l'hanno mai avuto è scomparso. Alla Bird state forgiando dei serpenti. Una razza di viscidi conigli spioni. E se credete di portare questi cuccioli alla virilità, levatevelo dalla testa, signori miei. Perché io vi dico che state uccidendo proprio quello spirito che questa istituzione pretende di infondere. Che truffa! E cos'è questa pagliacciata che avete messo su oggi? L'unico attore di classe di questa farsa è accanto a me e io affermo che l'anima di questo ragazzo è intatta. Fabbricanti di uomini, creatore di leader, state attenti al genere di leader che producete qua. Io non so se il silenzio di Charlie in questa sede sia giusto o sbagliato. Non sono giudice né giurato, ma vi dico una cosa. Quest'uomo non venderà mai nessuno per comprarsi un futuro. E questa, amici miei, si chiama onestà. Si chiama coraggio. E cioè quelle cose di cui un leader dovrebbe essere fatto. Memorabile l'arringa di Al Pacino nel film Profumo di donna. A difesa del suo figliozzo Charlie, punta il dito contro la falsità dell'istituzione Bear School, che vuole condannare un innocente per salvare i colpevoli. È la storia di sempre, purtroppo. L'avremmo voluta difesa di Gesù un avvocato del genere, o testimoniare a suo favore. Ma sappiamo che quel venerdì, davanti ai sommi sacerdoti, davanti a Pilato, non c'era proprio nessuno a difenderlo. E quel giorno Gesù ha taciuto. Nel Vangelo di oggi, invece, prova a difendersi, sì, non tanto per sfuggire ad una condanna che lui stesso sa essere irrevocabile, quanto per manifestare la sua onestà. Gesù non vuole sfuggire alla condanna, ma intende proclamare la sua innocenza. E cosa fa per difendersi? Accetta il principio generale della giurisprudenza umana di quel tempo, secondo la quale la testimonianza che uno rende a se stesso va suffragato con l'attestazione di altre persone. E Gesù chiama in causa a suo favore tre testimoni: Giovanni Battista, i miracoli che ha fatto e il Padre stesso. Ma di fronte alla durezza di cuore di chi gli sta davanti, Gesù non si ferma e chiama addirittura in causa Mosè, vale a dire quelle scritture sulle quali essi si fondano per rifiutare Gesù.
Sarà Mosè ad accusare la loro ostinazione. Come nel film, il ragazzo Charlie arriva in aula per difendersi, ma il vecchio cieco Frank va ben oltre, svergognando i giudici. Così Gesù, in mezzo a questi farisei, non ha come obiettivo la sua difesa, ma vuole arrivare a stanare l'ipocrisia dei farisei.